Salve a tutti, ben ritrovati. Volevo fare un attimino il punto della situazione sul Tekken 8, perché ormai sono passate 2 settimane, quindi c'è stato abbondante tempo per provare il gioco, per vedere eventualmente se ci sono sbilanciamenti, se ci sono problemi, se ci sono criticità. E volevo fare una contro review dopo quella che ho fatto, perché ovviamente la review che ho fatto è stata fatta con un early access in cui i server erano quasi vuoti, non si poteva provare molto online, mentre adesso il gioco è stato dato in pasto al grande pubblico e soprattutto ai pro player, quindi possiamo un attimino trarre le somme di quello che è Tekken 8 e di quello che sta rappresentando un po' per le community di tutto il mondo. Prima di proseguire con il video vi ricordo, se vi piace quello che faccio, di supportarmi con un like e un'iscrizione al canale. Seguitemi sui social, trovate il link in descrizione e venitemi a trovare in live. Cerchiamo di dividere le mie impressioni in maniera organica, perché sennò poi andiamo parlando a caso e la gente si perde. Invece voglio essere preciso, come quando faccio le review di solito testuali, anche se sto andando, come potete vedere, a braccio, che è una cosa che francamente preferisco perché preserva un po' la genuinità della comunicazione, mentre se parlo con uno script poi sembro io robot e quindi no. Non mi gusta. Quindi andiamo un attimino a vedere quali sono i punti di forza, le criticità di questo titolo. Allora, innanzitutto, dal punto di vista del gameplay, sto gioco mi ha sorpreso, perché non mi aspettavo fosse così divertente, devo essere sincero. Passano 4-5 ore di stream come se fossero mezz'ora. Quindi è un segno molto positivo, perché quando hai passato 5 ore a giocare e ti sembra che hai passato un quarto d'ora, vuol dire che il gioco è decisamente divertente. Quindi da questo punto di vista, secondo me il sistema hit è azzeccato. Magari qualcuno dei puristi può storcere il naso, può dire però non è Tekken, non si scambia, ci sono troppi torroni, ci sono troppe cose a più. Però sinceramente io penso che sia molto più chiaro quello che succede a schermo, e anche dal punto di vista difensivo, per esempio, vi faccio un esempio, no? Si sa che Devil Jin ha il mega torrone, che sarebbe, io lo chiamo lo Psycho Crusher, tipo quello di Bison, il missile, quando è in hit. Di conseguenza il giocatore che difende, io in questo caso, che non uso Devil Jin, so che deve arrivare il torrone, quindi me lo aspetto un po' alla Street Fighter, se vogliamo, perché Tekken è sempre stato, ho 80 mosse a disposizione, quindi non so dove cavolo devo parare, come mi devo difendere. Invece se c'è una gerarchia, ovvero quando c'è l'attivazione dell'hit, il giocatore dell'avversario ha una mossa che è nettamente più forte delle altre, perché per dire, nel 99% dei casi, quando Devil Jin ha l'hit, il missile è la cosa migliore che può fare, perché è velocissima, fa tantissimo danno, è praticamente safe, anzi è addirittura in vantaggio, quindi devo aspettarmi quello. Il fatto che ci sia una mossa più forte delle altre crea una gerarchia all'interno del moveset e quindi crea un po' più di chiarezza, perché io che difendo devo aspettarmi necessariamente quella mossa lì e quindi so bene dove devo andare a parare, se devo steppare, se devo schivare, se devo parare, se posso andare all'offensiva. Ovviamente stesso dicasi per l'attaccante, cioè io quando attivo l'hit so che ho determinate mosse che sono forti e quindi posso giocarmela, ripeto, un po' alla Street Fighter, quando si ha la super o quando si hanno le mosse X, e vedere un po', sapendo che l'avversario si aspetta quella mossa, di variare la mia offensiva, fare altro, oppure fare esattamente quello che si aspetta. È una cosa molto figa perché scandisce il match, e il match di fatto è diverso. Se uno dei due personaggi è in hit, il gioco cambia. Quindi, dopo un Tekken 7 che era più o meno statico, perché inizio partita e fine partita non erano tanto diversi, in Tekken 8 si varia, perché c'è la versione hit, in cui ognuno dei due personaggi, in base a chi è in hit e chi non lo è, deve difendere o attaccare, e quindi cambia la dinamica di gioco, e poi c'è il resto della partita che si svolge come una normale partita di Tekken. E questo è bello perché aggiunge varietà. Io devo dire che ero scettico nei confronti dell'hit system, però al netto di qualche piccolo sbilanciamento sono estremamente contento. Quindi da questo punto di vista direi che la situazione è addirittura migliorata dal pre-review. Per quanto riguarda il bilanciamento, ovviamente ci sono dei problemi, ovviamente c'è Dragunov, ovviamente c'è Devil Jin e ci sono anche altri personaggi che stanno spuntando, tipo Jun, tipo anche Feng ho sentito, e tanti altri, che sono ovviamente più forti della media, ma è una versione vanilla, come tutte le versioni vanilla, e per vanilla intendo la prima versione al netto di patch di bilanciamento, ha dei problemi, ma non mi pongo più di tanto il problema perché
verranno patchati sicuramente. Alcuni sono stati già patchati. Namco ha dimostrato di essere estremamente recettiva e estremamente pronta a intervenire sul gioco, al contrario, ripeto, di Street Fighter, che patcha una volta all'anno e non ho capito come cavolo gli è venuto in testa. Diciamo che su Tekken si sta attenti, ci saranno delle grosse patch di bilanciamento alla fine dei cicli, probabilmente, che saranno scanditi dal Tekken World Tour, che è il principale World Tour competitivo di appunto Tekken 8, ma ci sono anche dei più piccoli interventi, e questo secondo me dovrebbe fare Street Fighter: intervenire in maniera più piccola, senza grossi sconvolgimenti, a nerfare le cose che sono decisamente troppo forti. Vi faccio un paragone Street Fighteriano: giù pugno medio di Luke, che si sa che è sgravo, se lo nerfi cambi un po' il discorso del metagame, però non è che lo stravolgi, perché alla fine chi giocava Luke in una certa maniera continuerà a giocarlo in quella maniera, ma sarà leggermente meno efficace. Diciamo che sarebbe questo il corrispettivo a ciò che hanno fatto a Dragunov, a Devil Jin o a quello che vi ho detto nel video precedente. Non lo fanno, mentre su Tekken sì, e questo significa che comunque il contesto competitivo e semi-competitivo, ovvero le ranked online, ne gioveranno sicuramente. Questo significa che ne gioveranno in maniera abbastanza netta, perché non ci saranno sbilanciamenti grossi, ci saranno comunque sbilanciamenti, ma non daranno troppo fastidio, insomma, perché si sa che Namco comunque andrà a intervenire. Quindi supporto post lancio, anche se abbiamo visto poco, comunque abbiamo visto una Bandai Namco molto recettiva e pronta a intervenire, quindi interventista se vogliamo dal punto di vista delle patch, ma nella maniera giusta. Quindi non è NetherRealm, non è Mortal Kombat che stravolge tutto, c'è un personaggio che ieri si poteva utilizzare ed era il migliore del gioco, oggi è il peggiore del gioco, non si può più utilizzare, non così, ma neanche alla Street Fighter, ovvero lasciamo il gioco così com'è e chi se ne frega, una via di mezzo che apprezzo sinceramente. Quindi anche da questo punto di vista per il momento la situazione è tranquilla. Il netcode rimane molto 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 insoddisfacente e qui devo mettere un meno, perché mi aspettavo non eccellenza e adesso vedo che è ancora peggio la situazione. Confermo che col wifi, a meno che non si abbiano tipo 20 ping, 30 ping, è ingiocabile. Mi dispiace per i giocatori wifi, già vedo i post di lamentele di gente che dice mi rifiutano tutti eccetera eccetera. Io ve l'avevo detto, pre-release ve l'avevo già detto, se siete in wifi riconsidererei un po' la mia situazione, la vostra situazione, scusate. Quindi da sto punto di vista non ci siamo tanto, Il discorso è, Tekken al momento ha così tanta utenza che ci si può anche permettere di accettare soltanto il massimo delle tacche, ma non è così, cioè non è merito del netcode, è merito delle migliaia di persone che stanno giocando al gioco. Quando la player base diminuirà, io non so la situazione come verterà, però dovrebbe esserci qualche intervento sul netcode, perché sto vedendo parecchi post di lamentele e diciamo qui la situazione è addirittura peggiorata rispetto alla mia percezione. Non si gioca bene online a Tekken 8, purtroppo questo lo devo dire. Non è Street Fighter 5, intendiamoci, però è peggio anche di quanto mi aspettassi. Tuttavia il gioco è così divertente, così godibile, che al momento si sta bene accettando soltanto il massimo delle tacche, perché la player base è gigantesca e i tempi di matchmaking sono minimi. Però ci dobbiamo riaggiornare quando la player base inevitabilmente diminuirà. Abbiamo parlato del bilanciamento, dell'online, di quanto è divertente il gioco. Un'altra cosa che non mi aspettavo, e raramente parlo di questa cosa su YouTube, è il discorso community, è il discorso player base, è il discorso streaming. Io non mi aspettavo che in Italia questo gioco esplodesse in questa maniera. Ovviamente io vi devo ringraziare, perché questa esplosione sta anche coinvolgendo questo canale. Io, per dire, su un tutorial non avevo mai visto 13.000 visualizzazioni, quindi vi ringrazio tantissimo, e anzi spero che abbiate trovato il tutorial utile per imparare a giocare. Alcuni di voi mi stanno dicendo sono riuscito a salire a Vanquisher, sono arrivato ai gradi rossi, quindi benissimo, sono contentissimo, è proprio quello che voglio fare, ma sto vedendo anche molti altri creator, a cui non è mai fregato nulla di picchiaduro, che si approcciano a Tekken 8 e si divertono tantissimo, lo prendono anche seriamente. Quindi questa è una cosa che mi riempie di gioia, sono contentissimo di questa mega ricezione che sta avendo il gioco, e ovviamente anche per il discorso community sta avendo dei risvolti positivi per quanto riguarda la positività anche. Lo so che sembra un gioco di parole, però la positività nei vari stream è notevole. Non ho avuto bellissime esperienze con Tekken 7, però devo dire, sarà perché uso Steve, che è un personaggio molto amato, non sto notando assolutamente casi di tossicità,
trolling, gente che viene in chat a rompere le balle come succedeva prima. Ed è una sorpresa questa, perché uno, non mi aspettavo che Tekken 8 fosse così grosso in Italia, e due, non mi aspettavo che la community fosse così positiva. Quindi, ripeto, come quando succedono cose negative, vedete su Mortal Kombat 1 per quanto riguarda la community, lo segnalo, ritengo doveroso dover segnalare anche episodi positivi come questo. Quindi benissimo, cioè è tutto perfetto dal punto di vista della community italiana. Molti si stanno muovendo per fare varie iniziative in cui posso essere o meno coinvolto, ma generalmente vedo un grande clima di ottimismo e questa cosa mi fa estremamente piacere. Speriamo che prosegua così. Ovviamente andando avanti crescerà il malumore, ma non perché il gioco non meriti, perché man mano che il gioco cresce si percepiranno le cose un po' più sgravate, eccetera eccetera. I più rosiconi rosicheranno, al momento siamo ancora nella fase luna di miele, come la chiamano gli americani. Però vediamo, ma al momento la situazione è positiva. Quindi io, bene o male, confermo la valutazione che ho dato al gioco da ogni punto di vista, diciamo, è rientrato nelle mie aspettative, qualcosa tipo il gameplay è un po' meglio di quello che me l'aspettavo, qualcosa tipo il netcode è addirittura un po' peggio di come me l'aspettavo, ma tutto sommato confermo quella che è stata la mia valutazione pre-release. Fatemi sapere se vi state divertendo con Tekken 8, se vi sta piacendo, e ci vediamo al prossimo video.